Oggi parliamo di Covid, ma non parleremo della pandemia, non parleremo della questione vaccino sì, vaccino no, non parleremo nemmeno dei morti, dei contagiati, delle mascherine, di cosa sia giusto, di cosa sia sbagliato e di cosa sia inventato. Oggi parleremo di una questione dimenticata. Dimenticata dai medici, dai virologi, dai giornalisti, dai nutrizionisti. Nessuno tratta la questione se non quei pochi igienisti che sono rimasti sulla faccia della terra, credo due o tre in tutto. Igienisti che spesso vengono inascoltati. Inascoltati perché armati di bacchetta, perché troppo perentori. Perché vegani e molto, 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 forse un po' troppo severi nel demonizzare qualsiasi tipo di cibo. Allora, adesso anch'io voglio dire la mia. I virus fanno parte dell'ecosistema da milioni di anni, molto prima che l'essere umano facesse capolino sul pianeta Terra. Se qualche illuso si è concesso il lusso di credere che il virus sia qualcosa a cui spruzzare del DDT sperando che muoia, si sbaglia di grosso. Il coronavirus entra ed esce in un organismo a piacimento, come quando gli pare in pratica. Il più delle volte il virus entra dagli occhi, per cui la mascherina 5 volte su 10 non serve a niente, a un bel niente. Egli, il coronavirus, può decidere anche di albergare in quel corpo. Sì, perché il virus non entra a caso in un corpo, se lo sceglie proprio quel corpo e ci rimane se lo trova sfitto di opportune difese, quelle difese attivate dal sistema immunitario. Quindi va da sé che se il sistema immunitario risulta dormiente, il virus in quel corpo ci mette le tende. Ma se al contrario il sistema immunitario è attivo e prontamente reattivo, quel virus, ammesso e non concesso che decida di entrare in quel corpo, sì, perché ripeto, il coronavirus non è un cazzaro che vive privo di senno e sarà ostacolato in tutti i modi. E impossibilitato a rimanerci a lungo in quel corpo. Ora, come rendere il sistema immunitario sveglio e pronto all'uso? E qua vi voglio. Il sistema immunitario è quella macchina all'interno del corpo fatta di reazioni, di trasformazioni, di combinazioni che permette soprattutto di difenderci dall'attacco di virus e batteri. L'alimentazione la fa da padrone ed è la cosa principale in grado di mantenere efficiente questa macchina complessa ma molto delicata. Ora, se guardiamo i carrelli, dei supermercati, della gente che fa la spesa, possiamo vedere al loro interno le più disparate confezioni di cibo industriale. Biscotti, biscottini, fette biscottate, cannelloni, tortellini ripieni. Per poi passare ai salumi, salamini, salamini piccanti, salmone stagionato 40 mesi, prosciutto, a cui si aggiungono bevande gassate, lisce, succhi di frutta conservati, con zucchero, senza zucchero, ma con conservanti e edulcoranti, birre, aperitivi, tutto irrorato da puttanate chimiche codificate con i 123, i 440, eccetera. Sorbati, acido lattico, solfato ferroso, per poi trovare un angolino piccolo, piccolo, piccolo riservato nel carrello per una busta di insalata e due pompelmi. Nella migliore delle ipotesi, un piccolo limone per digerire il salmone affumicato 40 mesi. Ora, chiedetevi per quale motivo vi state ammalando.